Nell'auditorium del Comune di Paola, dinanzi ad un parterre molto numeroso, Rete dei Beni Comuni e Rigeneriamo Paola hanno salutato l'anno appena trascorso, tracciando un bilancio dell'attività svolta e proponendo prospettive da seguire per il futuro. Entrambi i movimenti, accomunati da una matrice civica, alle scorse amministrative hanno concorso in coalizione a sostegno della candidatura a sindaco di Andrea Signorelli, che dai banchi della minoranza nell'aula Lo Giudice sta conducendo una costruttiva esperienza di opposizione, risultando spesso in anticipo sulle debacle cui sta andando incontro l'amministrazione comunale, soprattutto sui temi economico-finanziari. Sono rimasto molto contento della partecipazione di questa sera, non scontata, anche per una data particolare. Siamo riusciti a riempire il Sant'Agostino non soltanto di persone, ma di idee, che è il contributo che a noi piace ed è quella giusta linfa che ci motiva ad andare avanti con maggiore convinzione e determinazione. Ci tengo a rivolgere un appello alla partecipazione attiva e consapevole, in modo tale che la politica possa ritrovare la dimensione della competenza. Nel solco di un'attività consiliare che procede ininterrotta dal 2017, entrambi i movimenti hanno confermato le distanze con coloro che attualmente guidano il comune, troppo lontani a parere di RBC e Rigeneriamo Paola dalle reali istanze del territorio e della gente. Gli uomini liberi sono quegli uomini che decidono di mettere davanti al proprio agire una coscienza piuttosto che una convenienza. Gli uomini liberi da qualsiasi legaccio e qualsiasi condizionamento che possa influenzare le scelte di queste persone, ma soprattutto mantenere ancora imbrigliato il futuro.